Salve a tutti! Anche oggi faccio un video improvvisato per rispondere a una questione di attualità, limitando purtroppo no? la, la, la qualità e anche per, per un poco di tempo, neanche no? la complessità dei riferimenti e via di seguito. Voglio intervenire sulla questione dell'errore che Enrico Letta avrebbe fatto su, sul, sull'Imperatore Claudio. Egli ha detto. Claudio è stato il primo imperatore straniero, e tutti quanti a dire, no? Ma non, è, non era straniero perché era, era. comunque sia cittadino romano. Si è parlato della strumentalizzazione politica, ne ha parlato Fusaro, ne ha parlato anche Ameloni, no? Perché il discorso non sapete come la pensano i Pdioti sull'argomento. Hanno la loro idea di integrazione, hanno la loro, loro idea sul perché sarebbe giusta l'immigrazione, non per motivi umanitari, ma per poterli sfruttare, questo non vuol dire che i video mai non vadano salvati vanno salvati assolutamente. Ma a parte ragazzi, questo fatto qui, no? Parlando di senso stretto dell'integrazione. Il discorso, sì, anche se l'etta ha sbagliato, ma tutta la questione che ha tirato voi Fusaro no? Dicendo, no, ma sai così, corà. Claudio era romano, non era straniero, ma il problema è. Andiamo alle origini di Roma. Sapete tutti quanti la storia di Romolo e Remo, no? E molti di voi ricorderanno anche il mito del ratto delle Sabine. Storicamente parlando c'è di vero che comunque sia il popolo romano nasce dalla fusione di due popoli, almeno due, i latini e i sabini. E forse anche gli etruschi. C'è una leggenda che parla anche dei troiani, ma ovviamente io non ci darei peso. Storicamente parlando, però, Roma aveva all'inizio tre tribù: i romani, appunto, i sabini, e gli etruschi, e anche i luceri. C'è un libro di storia davanti agli occhi e non solo. Parlando dei re di Roma, della leggenda: Secondo la leggenda, il primo re straniero sarebbe stato Tito Tazio, cioè Roma avrebbe regnato insieme a questo Sabino, Tito Tazio. Dopo di lui sarebbe stato Numa Pompilio, che era Sabino, poi Tullo Ostilio sarebbe stato Romano, Latino, oh, si, si intende, erano tutti romani, cioè se governavano a Roma, a Roma, giusto? Anco Marzo Sabino e poi gli ultimi tre re di Roma sarebbero stati Etruschi. Tarquinio Frisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo, Capisce anche dal nome no? Tarquinio, erano Etruschi. Il problema è, infatti, si è posto fin dall'inizio no? della storia, ma chi è romano e chi è straniero? Eh, eh, All'inizio tutti coloro che non erano di Roma appunto non erano romani, erano stranieri e voglio dire Roma man mano che si è espansa voglio dire, cioè una delle prime città conquistate da Roma fu Veio, Etrusca e voglio dire, man mano man man che per Roma si espandeva ma nella storia, ma senza farvi una, una lunghissima lezione anche perché il tempo non, non ce l'ho avuto per, per prepararmela Roma ha steso la cittadinanza prima tutta la penisola italiana e poi quello detto di Caracalla, tutti, tutti che abitavano, tutti i liberi, ecco, dell'impero Però già Claudio non se ne se, se è stato tirato in ballo, forse perché lui effettivamente aveva esteso alcuni diritti di cittadinanza ad alcune popolazioni. Perché, vabbè, bisogna distinguere il diritto latino e il diritto romano, insomma, è un po' più complicato. Perché questa è una storia che va davanti dagli albori della storia romana, insomma, per capire chi era latino e chi era romano, secondo, no, non nel senso di etnico, nel senso di punto di vista giuridico. A parte questo, il problema è grosso è ma quando si era cittadini romani, so se si nasceva a Roma, se si era latini di etnia, eh, mamma mia. Chi viveva subito fuori, Roma era straniero, poi stendendo la cittadinanza, passando anche i secoli, Roma durava migliaia di anni più o meno come impero. E voglio dire, negli anni, nei secoli, il romano, chiunque si trovasse dentro l'impero romano. Poi c'è tutto il discorso su come Roma gestiva l'integrazione, che... Da come perlomeno lo descrive il professor Barbero, metto qualche link in descrizione per lui, queste cose che spiega meglio di me, però la sua interpretazione io non la condivido, nel senso che per Barbero l'integrazione romana funzionava perché praticamente era un'assimilazione, cioè il, il barbaro, lo straniero, doveva diventare in tutti gli effetti un romano, vestirsi come un romano, parlare come un romano, e... e, e che, che se, se questo non avveniva secondo lui si generano, erano problemi rispettare l'identità di ogni popolo era un problema effettivamente se voi andate a vedere questi video di Barbera dove parla si è di come hanno gestito i flussi migratori dei barbari e lui vabbè forse qualche cosina sul perché veniva sono sottopagati un po' sfruttati questi perché dopo che fu a la schiavitù a Roma Avevano bisogno di migranti, non più degli schiavi, per poter far, fare certi lavori, ma soprattutto per l'esercito servivano, e non era una cosa da niente. L'esercito era un privilegio, ok? Per un fattore di mobilità sociale, ma questo è proprio tutta una lunga storia. E quindi, niente. Il discorso, è però, quando si parla dell'integrazione, si parla di assimilazione, per, per questo alcuni sociologi preferiscono parlare di inclusione. Soprattutto per esempio i documenti del Ministero dell'istruzione quando si parla degli stranieri e dei disabili a scuola. Non si parla di integrazione, parla di inclusione. Perché l'integrazione può anche essere intesa come assimilazione, chiaro? Perché il problema è che bisogna rispettare l'identità per Barbero. Evidentemente no, no, non bisogna rispettare l'identità di nessuno, lui dice, eh, se no, così non funziona. Sì, l'impero romano crollo, secondo lui in occidente perché l'assimilazione non ha funzionato del tutto e il problema è che nella società 2000 anni fa ok potevo anche dire che doveva essere così ma oggi siamo un po più civili forse rispetto a 2000 anni fa dovremmo imparare a rispettare le diversità è più complicato è più facile di dire o li cacciamo o li assimiliamo anche se noi andassimo per qualche strana ragione a vivere nei paesi dove ci sono violazioni dei diritti umani, dovremmo anche noi integrarci e dai. Per cui veramente, noi, per noi è facile dire: no? noi viviamo in un paese dove in teoria abbiamo una costituzione che in teoria è la più bella del mondo, anche se bella del mondo non vuol dire che sia perfetta, e quindi bello da parte nostra, direi. Devono diventare. Italiani come noi, e se noi ci sbagliassimo su qualcosa, dovremmo far sbagliare anche gli altri. Insomma, ho preso questa storia qui, tratta da, da un errore storico per fare questa riflessione, un po' improvvisata, un po' pensata perché stavo registrando prima, poi mi hanno interrotto. E niente. Spero di essere stato abbastanza chiaro, vi lascio qualche link in descrizione per approfondire, perché c'è gente che ne tratta meglio di me questi argomenti, per quanto io possa non essere d'accordo al 300% con queste persone, voglio dire, sono tutti esseri umani, quindi c'è tutto il dovere di dove, dire perché non la penso in un certo modo. Vi ho anche detto le mie motivazioni, che magari sono sbagliate, è vostro diritto, anzi, dovere, dire perché mi sbaglio. A parte questo, vi saluto. Buonanotte.